Con il 2009 inizia la riqualificazione degli impianti sportivi san benedettesi. L'assessore allo sport Eldo Fanini ha annunciato infatti i principali interventi che dovranno dare maggior lustro allo sport dilettantistico locale. Una delle principali novità riguarda il Campo Europa a ridosso della ferrovia. Nel prossimo futuro lo vedremo in erba sintetica. Sentiamo proprio l'assessore allo sport. L'amministratore vuole continuare il processo di riqualificazione dell'impiantistica. Stiamo pensando a riqualificare il campo Giulio Merlini, campo Roba, per me conosciuto come campo Roba, e pensiamo nell'estate di dover realizzare, qualora non fosse possibile per motivi tecnici sicuramente nel 2010, ma l'orientamento è quello del 2009. Questo perché anche in conseguenza del Ballarin, che indipendentemente dall'evoluzione comunque non sarà più fruibile, quindi c'è bisogno di un campo che sia aperto per tutte le stagioni e per far movimentare tutte le nostre attività calcistiche, che sono tutte importanti e tutte di alto livello. Spesso il discorso dell'impiantistica sportiva ha fatto storcere il naso a molte società dilettantistiche locali. In diverse circostanze, infatti, alcune squadre hanno dovuto giocare in località limitrofe proprio perché i pochi impianti presenti sono stati spesso superaffollati. In quest'ottica si pone l'intervento dell'amministrazione, con la creazione di nuovi spazi per le varie discipline e la riqualificazione di quelli già esistenti. A marzo inizieranno i lavori di rifacimento degli spogliatoi del pattinaggio, dove già abbiamo riqualificato la pista. C'è un progettino che va, però questo diciamo, è un po' prematuro per quanto riguarda la pista atletica, che potrebbe essere diciamo, rivisitata ulteriormente dopo i lavori che sono già stati fatti e quindi che probabilmente penso che sia una delle piste atletiche più importanti della provincia sicuramente. Il campo da rugby, sicuramente inizieremo questo nuovo processo per un nuovo impianto che è quello del campo da rugby, anche qui in considerazione sempre del Ballarin che oggi ospita no, questa attività, questa disciplina sportiva e che dovrà trovare una collocazione sicuramente migliore con l'attivazione del nuovo impianto. Oltre al pattinaggio e l'atletica, quindi, avranno giovamento gli appassionati di calcio dilettantistico e rugby. Il Campo Europa in erba sintetica permetterà infatti alle molte squadre della città, Samb compresa, di poter usare l'impianto senza i soliti problemi relativi al manto erboso o al maltempo. Per gli amanti della palla ovale, invece, un nuovo campo rappresenta una boccata d'ossigeno per quelle squadre che devono domenicalmente trovare un impianto dove poter giocare.